Sono Simone Silenzi, sono il fondatore e coordinatore del gruppo Italia Glioblastoma Multiforme Cancro al Cervello. È un gruppo che fondai 10 anni fa, dopo un'esperienza personale, nella mia famiglia, di glioblastoma multiforme, una forma tremenda di cancro al cervello, devastante. E io mi attivai da subito per cercare di creare un gruppo in Italia che poi è diventata una realtà nuova, innovativa, sia in Italia sia in Europa, che affronta questa problematica, per cercare di coinvolgere tutti coloro che sono in qualche modo coinvolti a qualsiasi titolo e ruolo, sia che siano pazienti, familiari, medici, ricercatori, politici che si occupano di politica sanitaria, per cercare di creare una task force intorno a questa particolare forma di cancro. Ecco, nell'ambito delle attività che ho cercato di mettere in piedi, in pratica e che ho cercato di seguire, ho incontrato a un certo punto l'esperienza di EUPATI, un progetto europeo che ho trovato subito interessante, era il 2012. E ho cominciato a partecipare ai primi incontri in cui cercavamo, ecco, di capire un po' come poterci muovere in questo senso. E ai primi incontri, mi ricordo in particolare un incontro a Dublino, proposi di poter fare il corso che si stava erogando a livello europeo in inglese, di poterlo fare in lingua, perché lo ritenevo molto importante che i pazienti, i rappresentanti dei pazienti, potessero ricevere le informazioni e poter anche scambiare informazioni nella loro lingua madre. Ebbene, dopo molti anni in Italia si è realizzato, grazie all'Accademia del Paziente, si è realizzato proprio questo corso che si sta svolgendo ora qui in Italia, siamo nel 2019 ed è il primo corso in lingua di un paese a livello europeo. Ecco, come vedete, questo è un corso che mira al coinvolgimento dei pazienti nella ricerca, nello studio, nella ricerca di farmaci innovativi. È una cosa assolutamente importante per tutti, in particolare per la patologia di cui mi occupo, e devo dire che la qualità è veramente alta, così come è molto importante la presenza di relatori molto qualificati che provengono dal mondo universitario e dalle istituzioni. Io, ecco, auspico che molte persone possano partecipare alle future edizioni perché ritengo che l'elevazione del livello culturale in questo ambito sia importante per abbassare il livello di difficoltà nel momento in cui si ha l'impatto con la patologia e anche migliorare quelle che sono le condizioni di lavoro e di vita nell'ambito sanitario.